Con l'impianto sonoro nuovo e con gli speaker che caricano suoni di musica e voci ragazzi di Lilli, la Marinese Cattolica scende in campo caricandosi nella maniera adeguata. Simone Lilli pare rilassato, ma non è così, mentre fase di preparazione per i portieri. Sugli spalti le ragazze arruolate accompagnano il pubblico alla propria postazione e ci regalano un saluto. Tra i tifosi c'è chi ci mostra fiero il proprio biglietto per dirci che è finalmente tornato al Calvi. Ci spostiamo a questo punto sulla cronaca della gara. Al Calvi torna a giocare la Marinanese Cattolica davanti al proprio pubblico, ancora orfana di gioia, rea e meraglia. La prima azione del match arriva al minuto 5, sono i difensori del Progresso a trasformarsi in attaccanti dal cross di Fiore, spizzica il pallone Cantelli per la battuta finale di Monaco, che viene murata in corner. La Marinanese Cattolica non scherza, al minuto 16 sblocca la situazione, dall'angolo di Zanni arriva il colpo di testa vincente ad opera di Nodari, per il numero 5 arriva un gran bel gol di testa che non lascia scampo a Tartaruga. Può partire così la festa dei padroni di casa, con Nodari che dice i meritati abbracci. Sulle ali dell'entusiasmo, due minuti più tardi, Rizzitelli va via al proprio marcatore sulla destra, traversone al centro. Gaiola viene lasciato colpevolmente solo, si ritrova tra i piedi il pallone del 2-0, ma si divora così l'occasione di chiudere i giochi. Primo piano per il capitano in gol la settimana scorsa a Corticella. Il rientrante Pierantozzi da distanza proibitiva tenta il gol della domenica, ma onestamente pretende un po' troppo. Si rivede il Progresso al minuto 27. Esposito inventa per Vassallo, che raccoglie la sfera, la protegge a dovere, ma viene chiuso ottimamente da Piai, ma in contropiede Rizzitelli, seppur cambi fascia, è devastante. Questo invito a nozze per So sa di festa, l'attaccante raccoglie il pallone, scaraventa la sfera alle spalle di Tartaruga. 2-0 e festa anche per So, che si sblocca e può festeggiare il primo gol in campionato. Siamo alla mezz'ora, ma tre minuti più tardi la partita si riapre incredibilmente. Maltoni serve Vassallo, che viene travolto secondo giudizio arbitrale da Gaiola. Il replay ci aiuta a capire meglio la situazione. Dal dischetto lo stesso Vassallo accorcia le distanze. 2-1. Per la Marinanese Cattolica, al 37esimo, è costretto ad uscire Pierantozzi per infortunio. Tre minuti più tardi proteste ospiti su questa punizione battuta da Gulinatti. Il colpo di testa di Cimangui viene toccato con il braccio da Nodari. L'arbitro decide di sorvolare. Anche in questo caso il replay ci aiuta a capire. Sono minuti concitanti per la Marinanese Cattolica, che sul fine di primo tempo subisce il pareggio. Monaco è liberissimo di colpire il pallone di testa, infilando per la seconda volta Piai, che non può davvero nulla. 2-2, ristabilita la parità in campo. La frazione di gioco che termina qui con questa punizione di Gulinatti, che reca più di un brivido a Piai. Il signor Mara di Mantova manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-2. Nella ripresa la Marinanese Cattolica al terzo recrimina per un rigore per un fallo di Monaco su Sapori. L'arbitro Manna di Mantova decide di proseguire anche in questo caso. Al sesto Gaiola viene espulso per seconda ammonizione, ma l'arbitro se ne accorgerà solo qualche secondo dopo, invitando il capitano a lasciare il campo. A questo punto Maltoni prende coraggio scaldando i guantoni a Piai, mentre sull'alto versante So sfiora la doppietta, pallone fuori di un nulla. Dalla bandierina la Marinanese Cattolica trova il nuovo vantaggio firmato da Nodari, per lui una doppietta in questa giornata nuovamente festeggiato a tutta la panchina. Davvero un gran bel gol il suo. La risposta del Progresso affidata a Gulinatti, che da calcio piazzato prova a replicare ma non inquadra il bersaglio. Al 34esimo Go, appena entrato, viene scaraventato contro la panchina da numero 4 Cimingui, che verrà successivamente espulso. Gott rimane a terra e prontamente sostituito. Al 39esimo gli ospiti trovano il gol del pareggio. Salvatore, appena entrato, domestica la sfera e lascia partire un tiro non certamente irresistibile che buca la porta dei padroni di casa per il definitivo 3-3. Primo piano anche per il numero 16. Nel finale un'occasione per parte, ma non si fa gridare a gol il pubblico di casa, mentre sul versante opposto Matta spreca come Gaiola l'occasione dei tre punti per un 3-3 spettacolare, con tante emozioni ma anche tante recrimini. Una partita molto maschia, ben giocata dai reparti offensivi, ma dietro per ambedue le formazioni toccherà registrare le proprie retroguardie.